Capitolo 15. Un sogno sottosopra. Ancora una settimana e torneremo a Redmond, disse Anna. Si sentiva felice al pensiero di riprendere il lavoro e ritrovare la vita di classe e gli amici di Redmond, e intesseva dolci sogni intorno a Patty's Place. C'era in essi un caldo, confortevole profumo di casa, sebbene non vi avesse mai vissuto. Ma anche l'estate era stata assai felice, un periodo di serenità, con i soli e i cieli estivi, un periodo di vivo appagamento nelle cose genuine, un periodo in cui aveva imparato a vivere in modo più nobile, a lavorare con maggiore pazienza, a divertirsi con accresciuta partecipazione. All'università non si tengono lezioni di vita, pensava. Solo la vita stessa può farlo. Ma ahimè, l'ultima settimana di questa piacevole vacanza venne irreparabilmente rovinata da uno di quegli avvenimenti birichini che sono un po' come un sogno sottosopra. Ultimamente non hai più scritto racconti? Indagò il signor Harrison, un pomeriggio in cui Anna prendeva il tè con lui e con la signora Harrison. No, rispose Anna piuttosto sulla difensiva. Bene, senza offesa. La moglie di Hiram Sloane mi ha riferito l'altro giorno che un mese fa qualcuno ha imbucato una grossa busta indirizzata alla Rolling Reliable Baking Powder Company di Montreal. Lei sospetta che quel qualcuno abbia inteso partecipare al premio indetto dalla suddetta compagnia per il miglior racconto che introduca il suo nome sul mercato. Mi ha specificato che l'indirizzo non era vergato con la tua calligrafia, ma io ho pensato ugualmente che potessi essere tu. Nemmeno per sogno. Ho letto del premio, ma non mi è passato neppure per la testa di partecipare. Penso che mi sentirei infelice a scrivere una storia che reclamizzasse un lievito in polvere. Sarebbe quasi come scrivere un racconto sulle specialità medicinali di Judson Parker. Così rispose altezzosamente Anna, lanciando una fuggevole occhiata all'abisso di umiliazione in cui un simile gesto l'avrebbe precipitata. La sera stessa Diana si affacciò correndo al rifugio sotto il portico, con gli occhi splendenti e le guance rosate, recando in mano una lettera. Anna, Anna, c'è una lettera per te. Ero all'ufficio postale, così ho pensato di portartela. Aprila in fretta, se mai fosse quello che penso, mi verrebbe un colpo per la felicità. Anna, perplessa, aprì la lettera e gettò un'occhiata al foglio dattilo scritto. Gentile signora, è con vero piacere che la informiamo che il suo delizioso racconto, L'espiazione di Avery, ha vinto il premio di $25 messo in palio nel nostro recente concorso. Abbiamo accluso il vaglia alla presente. Stiamo prendendo degli accordi per far pubblicare il racconto sulle maggiori riviste canadesi e intendiamo anche pubblicarlo in forma di volume, perché venga distribuito presso i nostri punti di vendita. La ringraziamo per l'interesse da lei dimostrato nel partecipare all'iniziativa. Rimaniamo i vostri di tutto cuore, The Rawlings Reliable Baking Powder & Co. Non capisco, disse Anna, priva di espressione. Diana batté le mani. Oh, io lo sapevo che avresti vinto il premio, anzi, ne ero certa. Sono stata io a mandare il tuo racconto al concorso, Anna. Diana? Barry. Sì, sono stata io, disse Diana, appollaiandosi gioiosamente sul letto. Quando ho letto il bando, ho pensato subito al tuo racconto. All'inizio avevo intenzione di chiederti il permesso di spedirlo, ma temevo che me l'avresti proibito. Ormai non avevi più alcuna fiducia in quello scritto. Così ho deciso di inviare la copia che mi avevi dato senza dirti nulla, tanto se tu non avessi vinto il premio non l'avresti mai saputo e non ci saresti rimasta male, perché i racconti non accettati non vengono restituiti. Se invece avessi vinto avresti avuto una bella sorpresa. Diana non era la più perspicace dei mortali, ma proprio in quel momento fu colpita dal fatto che Anna non aveva un aspetto felice. Era sorpresa, dubbiosa, possibile che non fosse lusingata. Anna, non mi sembri affatto entusiasta, esclamò. Anna si stampò immediatamente un sorriso sulla faccia. Oh, naturalmente, il tuo generoso desiderio di recarmi gioia non può che farmi piacere, disse piano, ma sai, sono così sorpresa, non riesco a rendermene conto. Inoltre, non capisco, non c'era una parola in tutto il mio racconto su. Anna a questo punto appoggiò l'accento sulla parola, sul lievito, insomma. Oh, ce l'ho messa io, la rassicurò Diana. È stato facile, come bere un bicchiere d'acqua. Ovviamente mi ha aiutata la mia esperienza al club di scrittura.
Ti ricordi la scena in cui Avery fa un dolce? Bene, ho semplicemente stabilito che aveva usato il lievito The Rawlings Reliable. E che per questo le era venuto tanto bene. Allora, nell'ultimo paragrafo, dove Percival stringe Avery tra le sue braccia, dicendole amore, gli anni futuri ci condurranno alla realizzazione della casa dei nostri sogni, io ho aggiunto in cui non useremo mai un altro lievito che non sia Rawlings Reliable. Oh! Anna spò la povera Anna, come se qualcuno le avesse rovesciato addosso dell'acqua gelida. «E tu hai vinto 25 dollari!» continuò festante Diana. «Lo sai che Priscilla mi ha detto una volta che il Canadian Woman paga solo 5 dollari per un racconto?» Anna afferrò il biglietto rosa con dita tremanti. «Non posso prenderlo. È tuo di diritto, Diana. Sei stata tu a mandare il racconto e ad approntare le variazioni.» Io non l'avrei certamente spedito. Il vaglio aspetta a te. Vorrei vedere, rifiutò altezzosamente Diana. Non è stato affatto un problema. L'onore di avere un'amica vincitrice di un premio è abbastanza per me. E ora devo andare. Avrei dovuto andare dritto a casa dall'ufficio postale perché ero in compagnia, ma non ho saputo resistere. Volevo avere notizie subito. Sono così felice per te, Anna. Anna si piegò all'improvviso verso di lei, stringendola tra le braccia e baciandola sulle guance. «Penso che tu sia l'amica più dolce e più cara del mondo, Diana», affermò con un lieve tremolio nella voce. «Ti assicuro che ho apprezzato il motivo per cui l'hai fatto». Diana, compiaciuta e imbarazzata, fuggì via e la povera Anna, dopo aver gettato l'innocente vaglia nel cassetto dello scrittoio come se fosse denaro grondante sangue, si gettò sul letto e pianse lacrime di vergogna e di dolore generate dalla sua sensibilità ferita. Oh, non avrebbe mai potuto superare un simile oltraggio, mai. Al crepuscolo giunse Gilbert per porgerle le sue congratulazioni, perché aveva chiamato l'Orchard Slope e aveva saputo la notizia. Ma le congratulazioni gli morirono sulle labbra alla vista della faccia di Anna. E allora, Anna, qual è il problema? Mi ero figurato di trovarti felice per aver vinto il premio della Rawlings Reliable. È un'ottima cosa, mi pare. Oh, Gilbert, non tu! Gli disse con il tono di tu cuoque brute. Pensavo che almeno tu avresti capito, ma non capisci che è orribile. Beh, ammetto di no, che c'è di sbagliato? Oh, tutto! Gemette Anna. Mi sento come se una disgrazia mi avesse colpita e segnata per sempre. Come credi che si senta una madre il cui figlio è stato tatuato con la pubblicità di un lievito? Ecco, così mi sento io. Io amo il mio povero raccontino e ci ho messo dentro tutta me stessa, ed è un vero e proprio sacrilegio che sia stato degradato fino a diventare la pubblicità di una marca di lievito. Non ricordi quello che era solito dire il professor Hamilton in classe, durante la lezione di letteratura al Queen's? Diceva che non avremmo mai dovuto scrivere anche una sola parola per un motivo spregevole o di basso livello, ma tendere sempre ai più alti ideali. Come credi che si sentirà lui quando verrà a sapere che ho scritto un racconto per pubblicizzare un lievito? Ah, quando si saprà a Redmond, pensa come mi prenderanno in giro e come mi derideranno. E invece no, disse Gilbert, chiedendosi se era la dannata opinione dei juniors che Anna temeva in particolare. I Red penseranno semplicemente quel che penso io, che tu, cioè, come 9 o 10 di noi, non essendo imbottita di soldi, hai scelto questo modo per rimpinguarti onestamente il portafoglio. Guarda, non ci trovo nulla di spregevole o di vile in questo e nemmeno di ridicolo. Uno preferirebbe certo scrivere pezzi di alta letteratura, ma anche l'affitto e le tasse universitarie devono essere pagati. Il buon senso di queste parole e la loro capacità di cogliere l'essenziale rallegrarono Anna. In breve le tolsero il timore di essere derisa, sebbene rimanesse in lei la ferita di un ideale infranto e di un sogno sottosopra. Capitolo 16. Relazioni riallacciate. «Questa è la casa più casa che abbia mai visto», dichiarò Filippa Gordon, guardandosi intorno con occhi deliziati. Erano tutte riunite al crepuscolo nel grande soggiorno di Patty's Place. Anna e Priscilla, Phil e Stella, zia Jamesina, Rusty, Joseph, Sarah Kate e Gog e Magog. Il riflesso delle fiamme del camino danzava sulle pareti. I gatti facevano le fusa e un enorme vaso di crisantemi di serra, inviato a Phil da una delle sue vittime, splendeva nella penombra dorata come una costellazione di morbide lune.
Abitavano insieme da 3 settimane e ritenevano ormai che l'esperimento fosse riuscito. I primi 15 giorni dopo il loro ritorno erano stati assai eccitanti. Si erano date tutte da fare per sistemare i loro penati, organizzare i loro piccoli spazi personali e trovare il modo di mettere d'accordo le diverse opinioni. Anna non era rimasta troppo dispiaciuta di lasciare Avon lì quando era giunto il momento di tornare all'università. Gli ultimi giorni di vacanza non erano stati piacevoli. Il racconto premiato era stato pubblicato sui giornali dell'isola. Il signor William Hurt, accanto alla cassa del negozio, aveva una pila enorme di volumetti rosa, verdi e gialli che lo contenevano e ne regalava uno a ciascun cliente. Ne consegnò gentilmente un pacco ad Anna, che prontamente lo cacciò nella stufa della cucina. Era però la sola a provare umiliazione per i propri ideali infranti, perché ogni cittadino di Avonlea considerava un grande onore la sua vittoria. I suoi molti amici la guardavano con sincera ammirazione e i suoi pochi nemici con invidia sprezzante. Josie Pye si disse sicura che Anna avesse copiato la storia. Ricordava benissimo di averla letta su un giornale anni prima. Gli Sloane, che avevano saputo o indovinato che Charlie era stato rifiutato, sostennero che non c'era di che esserne fieri. Se aveva vinto lei, voleva dire che nessuno s'era degnato di partecipare al concorso. Zia Atossa disse ad Anna che era molto dispiaciuta di sentire che aveva preso a scrivere novelle. Nessuno nato e cresciuto ad Avonlea l'avrebbe mai fatto. Ecco che cosa succedeva ad adottare orfani venuti da Dio solo sa dove e con genitori Dio solo sa come. Anche la signora Rachel Lind nutriva oscuri dubbi sulla correttezza di scrivere di fantasia, sebbene i $25 le facessero vedere la faccenda con gli occhiali rosa. È davvero stupefacente il prezzo che pagano per questo genere di bugie. Che diamine! Disse con aria per metà grave e per metà fiera. Tutto considerato fu un vero sollievo quando giunse l'ora di partire. Anna era davvero felice di ritornare a Redmond nelle vesti di una saggia ed esperta sof, con dozzine di amici da omaggiare nel felice giorno dell'inaugurazione. C'erano Pris, Stella e Gilbert, e Charlie Sloane, che si dava più importanza di quanta se ne fosse mai data a un sophomore prima di allora. E Phil, con la questione di Alec e Alonso ancora irrisolta. E Moody Spurgeon Macpherson, che aveva fatto scuola fin dal momento che aveva lasciato Queens. Sua madre aveva deciso che era tempo che lasciasse l'insegnamento e si dedicasse invece a studiare da pastore. Proprio il povero Moody Spurgeon incappò nella cattiva sorte appena messo piede a Redmond. Una mezza dozzina di spietati sof che abitavano con lui si intrufolarono una notte nella sua camera e gli rasarono metà testa. In questa guisa lo sventurato Moody dovette andarsene in giro finché i suoi capelli non furono di nuovo cresciuti. In tale circostanza, il poveretto confessò amaramente ad Anna di essere colto da forti dubbi sul fatto di avere davvero la vocazione da ministro di Dio. Zia Jamesina non arrivò finché le ragazze non le ebbero preparato il suo posto a Patty's Place. La signorina Patty aveva spedito le chiavi ad Anna insieme a una lettera in cui diceva che Gog e Magog erano impacchettati in una scatola sotto il letto della camera degli ospiti e che avrebbero potuto prenderli quando volevano. In un post-scritto aggiungeva poi che sperava che le ragazze sarebbero state caute nell'appendere quadri alle pareti. Il soggiorno era stato tappezzato di nuovo 5 anni prima e la signorina Maria non aveva piacere che si facessero nuovi buchi, a meno che non fossero assolutamente necessari. Per il resto si affidava ciecamente ad Anna. Con che gusto le ragazze si sistemarono il nido. Secondo le parole di Phil era quasi come sposarsi. Ti divertivi a prepararti la casa senza avere la seccatura di un marito. Tutte portarono qualcosa per decorare o rendere confortevole la casetta. Pris, Phil e Stella portarono gingilli e quadri in quantità che si affrettarono ad appendere secondo i loro gusti, senza alcun riguardo per la nuova tappezzeria della signorina Maria. Oh, faremo sparire i buchi prima di andarcene, tesoro, e lei non lo saprà mai, promisero ad Anna che protestava. Diana aveva dato ad Anna un cuscino di aghi di pino e la signorina Ada aveva regalato a Priscilla e ad Anna un cuscino vezzoso e tutto ricamato. Marilla aveva spedito una scatola di marmellate, accennando in maniera piuttosto oscura a un cesto per il giorno del ringraziamento, e la signora Linde aveva regalato ad Anna una coperta patchwork e gliene aveva prestate altre 5. Tu prendile, le aveva detto con piglio autoritario. Se non le usi subito, riponile nel baule della soffitta, altrimenti verranno rosicchiate dalle tarme.
Nessuna tarma, però, si azzardò mai a rosicchiarle. Le avevano talmente imbottite di palline di canfora che dovettero appenderle nel frutteto di Patty's Place per ben 15 giorni prima di poterle usare. In verità, l'aristocratica Spofford Avenue non aveva mai visto una simile esibizione. L'arcigno vecchio miliardario che abitava la porta accanto bussò al loro uscio chiedendo di comprare la meravigliosa coperta rossa e gialla a disegno di tulipani che la signora Lindy aveva donato ad Anna. Disse che sua madre soleva confezionare coperte come quella e che per tutti i fulmini ne voleva una che gliela ricordasse. Anna rifiutò di vendergliela, ma scrisse ogni cosa alla signora Lind. La signora, grandemente gratificata, rispose che, per combinazione, ne aveva un'altra proprio uguale. Il re del tabacco ebbe così la sua coperta e insistette per metterla proprio sul letto, con aperto disgusto della raffinata consorte. Le coperte della signora Lind si rivelarono assai utili quell'inverno. Patty's Place, infatti, con tutte le sue virtù, aveva anche i suoi difetti. Era davvero una ghiacciaia e quando arrivarono le notti di gelo, le ragazze furono ben liete di scivolare sotto le coperte della signora Lind, sperando che il prestito si trasformasse in diritto di proprietà. Anna ebbe la cameretta azzurra che aveva amato al primo sguardo. Priscilla e Stella ebbero quella grande. Phil fu felicissima della stanzetta sopra la cucina e alla zia Jamesina toccò quella al piano inferiore, accanto al soggiorno. Rusty dormì subito sulla soglia. Anna, rientrando a casa da Redmond pochi giorni dopo il loro ritorno, ebbe a stupirsi perché tutta la gente che incontrava la scrutava con un sorrisetto indulgente. Sentendosi a disagio, cominciò a chiedersi quale ne fosse il motivo: aveva il cappello storto o la cintura slacciata? Poi, curvando il capo per indagare, vide per la prima volta Rusty. Trotterellando sulla sua scia attaccato alle sue caviglie, c'era il tipo più miserevole di gatto da strada che avesse mai visto in vita sua. L'animale doveva aver superato da un bel po' l'età in cui i gatti sono simili a batuffoli. Era magro, famelico e di aspetto decisamente poco per bene. Gli mancavano brandelli di orecchie, un occhio era momentaneamente fuori uso e una mascella era comicamente rigonfia. Quanto al colore, se un gatto nero fosse stato bruciacchiato con cura da tutte le parti, il risultato sarebbe stato simile al pelo rado, infangato e pietoso di quel relitto felino. Anna gli disse sciò, sciò, ma il gatto non fece sciò, sciò. Per tutto il tempo che restò ferma, se ne stette seduto sulle anche magre e la guardò con rimprovero evidente dall'unico occhio sano. Quando riprese a camminare, la seguì. Anna si rassegnò allora alla sua compagnia finché non ebbe raggiunto il cancello di Patty's Place, che gli richiuse a sangue freddo sul muso, ritenendo con profonda sicurezza di vederlo per l'ultima volta. Ma quando, un quarto d'ora più tardi, Phil aprì la porta, proprio sulla soglia trovò il gatto marrone arrugginito. L'intruso anzi spiccò un salto e piombò in grembo ad Anna con un miau, metà implorante, metà trionfante. «Anna! Questo animale ti appartiene?» si informò Stella con aria severa. «Niente affatto», protestò disgustata Anna. «Mi ha seguita a casa da chissà dove. Non ho potuto liberarmi di lui. Uffa, scendi! A me piacciono moderatamente i gatti per bene, non le bestiacce del tuo genere». Il gattino comunque si rifiutò di scendere. Con calma e sangue freddo si raggomitolò in grembo ad Anna e cominciò a fare le fusa. «Evidentemente ti ha adottata», rise Priscilla. «Non voglio essere adottata», si ostinò Anna. «Oh, il poveretto ha fame», s'impietosì Phil. «Guardate, le ossa gli bucano la pelle». «Bene, gli darò qualcosa da mangiare e poi se ne tornerà da dove è venuto», s'incaponì Anna. Il gatto fu rifocillato e messo alla porta, ma la mattina dopo era ancora sulla soglia. E sulla soglia rimase, sebbene ogni volta che veniva aperta la porta fosse poi richiusa a catenaccio. La freddezza dell'accoglienza non aveva alcun effetto su di lui, ma non badava a nessuno tranne ad Anna. Prese da compassione, le ragazze lo nutrirono, ma dopo una settimana decisero che si doveva fare qualcosa. L'aspetto del gatto era migliorato. Occhi e guance avevano ormai un aspetto normale, non era più così magro e lo avevano visto addirittura lavarsi la faccia.
Non possiamo tenerlo, disse Stella. Zia Jamesina arriverà la settimana prossima portando con sé Sarah Kate. Non possiamo permetterci di tenere due gatti, perché se lo facessimo, questo pelo bruciacchiato litigherebbe tutto il santo giorno con Sarah Kate. È un lottatore per natura. La sera scorsa ha ingaggiato battaglia con il gatto del re del tabacco e l'ha sconfitto in pieno cavalleria, fanteria e artiglieria. Dobbiamo sbarazzarci di lui, concordò Anna, guardando distorto il soggetto della loro discussione, che stava facendo le fusa sul loro tappeto preferito, con l'aria mite di un agnellino. Ma il problema è come? Come possono quattro donne indifese sbarazzarsi di un gatto che non vuol toglierle d'imbarazzo? Possiamo sempre cloroformizzarlo, interloquì Phil sbrigativa. È la via più umana. Chi di noi sa come si cloroformizza un gatto? Rispose rattristata Anna. Io lo so, è uno dei miei pochi, tristemente pochi, talenti. L'ho fatto parecchie volte a casa mia. Tu prendi il gatto la mattina e gli dai una ricca colazione. Poi prendi un sacco di tela, ce n'è uno nel portico interno, ci infili il gatto e lo rovesci in una scatola di legno. Poi prendi una bottiglia di cloroformio da 2 once, la stappi e fai colare lentamente il liquido dal bordo della scatola. Richiudi bene e metti un peso in cima, non tocchi nulla fino a sera, e allora il gatto sarà morto, acciambellato in pace come se dormisse. Detto così sembra facile, commentò Anna con aria perplessa. No, non sembra, è facile, lascialo a me, ci penserò io, la rassicurò Phil. L'accordo fu raggiunto, il cloroformio acquistato. Il mattino dopo, Rusty, così chiamato in omaggio al suo pelo bruciacchiato, fu accompagnato al suo destino, mangiò la colazione, si leccò i baffi e si tuffò in grembo ad Anna. Il cuore di Anna era oppresso da un peso, quella povera creatura l'amava e aveva fiducia in lei. Avrebbe avuto il coraggio proprio lei di prendere parte alla sua distruzione? Ecco, prendilo, intimò precipitosa Phil, io mi sento un'assassina. Non sentirà nulla, ti assicuro, la confortò Phil, ma Anna era già scappata. La fatale esecuzione ebbe luogo nel portico interno. Nessuno passò di lì quel giorno. All'imbrunire, Phil decretò che Rusty doveva essere sepolto. Pris e Stella gli scaveranno la fossa nel frutteto e Anna verrà con me a rovesciarvi dentro il contenuto. Questa è la parte che io detesto. Le due cospiratrici si accostarono in punta di piedi al porticato interno. Con ogni precauzione, Phil sollevò la pietra con cui aveva sigillato la cassa e all'improvviso, debole ma chiaro, uscì dalla scatola un inconfondibile miagolio. Lui non è morto, annaspò Anna sedendo ammutolita sul gradino della porta. No, deve esserlo, ribatté incredula Phil. Un altro sottile miagolio confermò che non lo era. Le due ragazze si fissarono attonite. Ah, che faremo ora? Domandò Anna. Perché diamine non venite? Domandò Stella comparendo nell'arco della porta, citando scherzosamente. Pronta è la tomba e il silenzio impera. Oh no, dei morti risuonano le voci, come torrenti che scrosciano veloci, citò a sua volta con prontezza Anna, dirigendosi solennemente verso l'involucro. Uno scoppio di risate allentò la tensione. Dobbiamo lasciarlo qui fino a domattina, decise Phil rimettendo a posto la pietra di chiusura. Non miagola più da 5 minuti. Forse i miagolii che abbiamo udito sono i singulti della morte, o forse li abbiamo semplicemente immaginati perché la coscienza ci rimorde. Ma la mattina, quando la scatola venne aperta, Rusty con un solo allegro balzo saltò sulla spalla di Anna e cominciò a leccarle appassionatamente la faccia. Non si era mai visto gatto più incontestabilmente vivo di quello. C'è un bel buco nella cassetta, si rammaricò Phil. Ecco perché mi è del tutto sfuggito. Questo è il motivo per cui non è morto. Ah, adesso dobbiamo ricominciare da capo. Niente affatto, dichiarò Anna all'improvviso. Non uccideremo Rusty una seconda volta. Lui è il mio gatto, non c'è scelta. Ok, te la vedrai tu con zia Jamesina e Sarah Kate, rispose Stella con l'aria di chi se ne lava le mani. E Rusty entrò così a far parte della famiglia. Dormiva sotto il portico interno su un cuscino e viveva nella bambagia. Quando zia Jamesina arrivò, era cicciotto, lucente e sufficientemente rispettabile, ma, come il gatto di Kipling, lui faceva storia a sé.
Alzava la zampa contro ogni gatto e ogni gatto l'alzava contro di lui. A uno sgominò tutti gli aristocratici felini di Spofford Avenue. Come un essere umano, amava Anna e Anna soltanto. Nessun altro aveva il coraggio di rimproverarlo. Chiunque ci provava otteneva in risposta uno sputo sprezzante e qualcosa che suonava come una parolaccia. «Le arie che si dà questo gatto sono del tutto intollerabili», dichiarò Stella. «Lui era un bel micetto era», declamò Anna, stringendo al seno il suo protetto con aria di sfida. «Ok, ma io non so se lui e Sarah Kat potranno mai vivere insieme», ribatté Stella con scarso ottimismo. «Le battaglie notturne dei gatti nel frutteto sono antipatiche, ma le battaglie gattesche in soggiorno sono impensabili». A tempo debito, zia Jamesina arrivò. Anna, Priscilla e Phil avevano atteso il suo arrivo con non poche perplessità, ma quando la zia Jamesina si fu insediata nella sedia d'ondolo come in un trono, accanto al fuoco scoppiettante, loro si inchinarono ai suoi piedi, in senso figurato naturalmente, e le giurarono eterna fedeltà. Zia Jamesina era un'anziana piccola signora con un dolce faccino a triangolo e due grandi occhi carezzevoli e azzurri, luminosi di un'inestinguibile giovinezza e pieni di speranze, come quelli di una ragazzina. Aveva le guance rosa e i capelli bianchi come la neve, che pettinava con due teneri ciuffini sopra le orecchie. «È una pettinatura all'antica», dichiarò, sferruzzando qualcosa di rosa e delicato come una nube al tramonto. «Ma io sono tutta all'antica, i miei abiti lo sono e i miei modi di pensare pure, io non dico che siano migliori, anzi oserei dire che sono peggiori, ma hanno funzionato bene e senza problemi. Le nuove scarpe sono più eleganti di quelle vecchie, ma quelle vecchie sono più comode. Io sono abbastanza vecchia per prendermi certe libertà riguardo alle scarpe e alle opinioni. Quanto a quello che farò qui, intendo prendermela comoda». So che voi vi aspettate che io badi a voi e vi tenga in ordine, ma non ho intenzione di farlo. Siete sufficientemente cresciute per badare a voi stesse, sicché, per quanto mi concerne, concluse zia Jamesina con uno scintillio negli occhi di fanciulla, voi potete distruggervi nel modo che vi è più congeniale. Oh, non c'è nessuno che separi questi gatti, implorò tremando Stella. Zia Jamesina si era portata con sé non solo Sarah Kat, ma anche Joseph. Joseph, spiegò, era appartenuto a una sua cara amica che era andata a vivere a Vancouver. Lei non poteva portare Joseph con sé, così mi ha pregata di tenerlo e io non ho potuto rifiutarmi. È un bel gatto, lo è veramente, e la sua indole è buona. L'ha chiamato Joseph per via del suo mantello dai vari colori. E lo era davvero. Joseph, come disse Stella disgustata, era un sacco di stracci ambulante. Era impossibile stabilire quale fosse il suo colore di base. Aveva le zampe bianche a macchie nere, la schiena era grigia con una patacca gialla su un lato e una grigia sull'altro, la coda era gialla con la punta grigia, un orecchio era nero e l'altro giallo. Una macchia nera su un occhio gli dava un aspetto dissoluto da far paura. In realtà era mite e inoffensivo, con una forte disposizione alla socializzazione. Sotto un certo aspetto, se non sotto un altro, Joseph era come un giglio dei campi. Non degnava di attenzione, né cacciava né prendeva in trappola i topi. Eppure, Salomone, in tutta la sua gloria, non riposò mai su cuscini più morbidi né ebbe mai festini più grandiosi. Joseph e Sarah Kat erano arrivati per posta in ceste separate. Dopo che si furono rilassati e ben nutriti, Joseph si scelse il cuscino e il cantuccio che più gli garbavano e Sarah Kat si allungò davanti al fuoco e prese a lavarsi il muso. Sarah Kat era un grosso gatto soffice, bianco e grigio, dotato di una incommensurabile dignità, per nulla intaccata dalla coscienza delle proprie origini plebee. Era stata donata alla zia Jamesina dalla sua lavandaia. Si chiamava Sara, per cui mio marito prese a chiamare il micino il gatto di Sara e Sarah Kat rimase, spiegò zia Jamesina. Ha 8 anni e una rimarchevole carriera di acchiappatopi in corso. Non preoccuparti, Stella, Sarah Kat non attacca mai briga e Joseph lo fa raramente. Qui dovranno farlo, per autoconservazione, brontolò Stella. A questo punto Rusty entrò in scena. Salterellò gioiosamente fino a metà stanza prima di scorgere gli intrusi. Allora si bloccò, rizzando la coda finché fu lunga come 3 code, inarcò la schiena gonfiando il pelo, abbassò la testa
emise un suono lacerante di odio e tremenda inimicizia e si lanciò contro Saraket. L'animale, immobile, smise di leccarsi il muso e lo guardò con manifesta curiosità. Rispose all'attacco di Rusty con un gesto sprezzante della sua capace zampa e Rusty capitombolò sul tappeto senza poter fare nulla per impedirlo. Si tirò su con aria sbalordita. Che specie di gatta era costei che gli aveva dato un pugno sulle orecchie? Deliberatamente, Saraket gli volse la schiena e riprese le sue operazioni di pulizia personale. Rusty decise di lasciar perdere e lasciò perdere. Da quel momento in poi, Saraket mantenne le proprie posizioni e Rusty non interferì mai più con lei. Ma Joseph si alzò di scatto e sbadigliò. Rusty, bruciando dal desiderio di recuperare terreno, gli piombò davanti. Joseph, pacifico per natura, all'occasione sapeva combattere e combatté. Il risultato fu una serie di appassionate battaglie che ogni giorno Rusty e Joseph ingaggiavano pubblicamente. Anna teneva per Rusty e detestava Joseph. Stella era in preda alla disperazione, ma zia Jamesina si limitava a ridere. Oh, lasciateli combattere, esortava tollerante. Tra un po' diventeranno amici. Joseph ha bisogno di esercizio, stava diventando troppo grasso e Rusty deve imparare che non è il solo gatto al mondo. Effettivamente, Joseph e Rusty accettarono la situazione e da nemici divennero amici per la pelle. Dormivano sullo stesso cuscino, zampa a zampa, e si lavavano vicendevolmente il muso con solenne gravità. Adesso ci siamo abituati a convivere, disse un giorno Phil, ed io ho imparato a lavare i piatti e a scopare il pavimento. Ma non devi farci credere che sei capace di cloroformizzare un gatto, rise Anna. È stata tutta colpa del buco, protestò Phil. Oh, è stato un bene che il buco ci fosse, sentenziò severa zia Jamesina. I gattini devono essere sacrificati, lo ammetto, altrimenti il mondo ne sarebbe infestato, ma non si dovrebbero far fuori i gatti cresciuti e per bene, a meno che non si pappino le uova. Non avresti definito Rusty un gatto per bene se l'avessi conosciuto quando è arrivato qui, disse Stella. Era proprio identico a Old Nick. Non credo che Old Nick fosse poi così terribile, rifletté zia Jamesina. Non avrebbe fatto tanti danni se lo fosse stato. Ho sempre creduto che fosse un gentiluomo, assai gradevole.